Ieri e oggi a Città Sant'Angelo, undicesimo congresso regionale UIL Abruzzo, momento di verifica di gruppi dirigenti fondamentale perché serve per parlare e discutere con delegati e delegate dei temi che riguardano la vita di tutti i giorni, il lavoro, gli infortuni, lo sviluppo. Tra le priorità c'è anche e soprattutto la questione salari. Il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Bisogna intervenire sui salari con alcuni strumenti. Il primo, a rinnovare i contratti. Noi in questo paese abbiamo più di 7 milioni di lavoratori e di lavoratrici che hanno il contratto scaduto. Il governo potrebbe agevolare il rinnovo dei contratti detassando gli aumenti contrattuali. Questo è un primo provvedimento che il governo potrebbe prendere. Poi serve un intervento sul cuneo fiscale. Anche qui, ricordo, noi l'abbiamo chiesto a dicembre, il governo scelse un'altra strada che era quella della rimodulazione delle aliquote IRPEF. Noi pensiamo che sia ora di dire basta ai bonus e servono interventi strutturali. In questo caso bisogna reperire risorse e destinarle ad aumentare il netto in busta paga di lavoratori, lavoratrici e pensionati. Tra le priorità c'è anche l'occupazione, quali sono le prospettive? Ma intanto c'è un tema che è quello degli investimenti. Noi pensiamo che i posti di lavoro si creano attraverso gli investimenti e in questo caso il PNRR può darci una mano. Servono scelte di politica industriale per, soprattutto in questo territorio, chiarire come noi rafforziamo alcune aziende che si potrebbero trovare in difficoltà. Poi serve intervenire su quella che è la precarietà del lavoro e la povertà del lavoro. Per fare questo noi abbiamo proposto che, come in Spagna, si superi l'idea di poter utilizzare i contratti a tempo determinato. In Spagna lo hanno fatto, non solo non è successo niente, ma sono aumentati i numeri dell'occupazione e bisogna intervenire eliminando i contratti pirata. Su questo noi abbiamo dato disponibilità, abbiamo detto al Ministro Orlando che siamo d'accordo per intervenire sul salario minimo, è una rivendicazione che noi abbiamo fatto in Europa, chiediamo che quel salario minimo coincida con i minimi contrattuali per evitare che ci sia un ulteriore indebolimento dei diritti e dei salari riconosciuti dai contratti nazionali.